questa galleria esposta un'opera particolare, un'opera ritrovata, e vorremmo adesso andarla ad ammirare e parlare proprio di quest'opera. Il titolare di questa galleria è Gilberto Di Benedetto, che ha fatto una scoperta veramente importante e adesso ce ne parlerà insieme ai due personaggi che già abbiamo conosciuto, professor nostro amico Pasolino e il dottor De Liberis. Allora, che cos'è quest'opera? Questa è una, diciamo, un vecchio pensiero di papà che mi ha lasciato e che per tantissimi anni ho tenuto a casa mia. Un giorno, navigando su internet, ho trovato in rete, oggi in rete troviamo di tutto, ho trovato un libro del 1836, Le antiche stampe del professor Ferrario, che parlava di questa acquaforte, definendola già rara all'epoca, introvabile, e che i collezionisti avrebbero ambito averne una copia. Questa cosa mi ha un pochino insospettito, allora... Perché ce l'aveva suo padre? Papà credo che l'abbia avuta in donazione da una contessa negli anni 60-70 dell'Alta Savoia. Ora non so il motivo. Adesso... dono d'amore. Magari, forse. Allora, niente, e in pratica sì, è stata questa questione che ci ha portato a questa dimensione, diciamo, così importante. Cosa ho fatto io? Tramite amici sono riuscito ad entrare in contatto con questi due professionisti del settore di altissimo livello, il professor Pasolino e il professor De Liberis, e sono stato sincerato da loro. Tra l'altro, nonostante io faccio il fisioterapista, sono un pochino perfezionista, quindi anche da solo ho fatto delle mie indagini. Cosa ho riscontrato? Sia la Fondazione Repossi che in altre fondazioni ne esistono copie non coeve, copie, diciamo, che praticamente non hanno la filigrana del 600. Tra l'altro Rubens, pochi lo sanno, aveva una sua stamperia che era nella città di Leida. Questa è l'unica al mondo che è stampata su carta di Leida col fiorino olandese. Certificato, scritto da qualche parte. Certo, sì. Infatti è stato fatto con l'intenzione mercantile per il mercato italiano. E soprattutto poi anche questo fatto che c'è una contrapposizione speculare in cui i personaggi vengono ribaltati direttamente. Ciò che nel Cenacolo Vinciano Ruber era stato a Santa Maria delle Grazie, è rimasto ammirato prima di andare a Venezia a vedere Tintoretto. E quando vide l'opera di Leonardo rimase così talmente commosso che volle fare un disegno, un bozzetto. Poi si portò a Roma, dove visse 8 anni a Roma per la sua formazione artistica, italiana naturalmente, e volle naturalmente preparare un'opera sua molto personale e ricadendo su quella che è stata la sua scoperta, lui tornò poi ad Anversa e si rivolse naturalmente ad un incisore famoso, Lucas Wostermann, però non per dare naturalmente la committenza di fare col bulino l'incisione, è un'acquaforte, quindi fatta con acido nitrico su doppia lastra di rame, sono due tasselli, ma vuole lui stesso di prima mano fare questa incisione, quindi la sua firma ha una notevole valenza, diciamo, di importanza, importantissima. Qui c'è scritto, è scritto qui vicino, guardi, qui, Leonardo Vinci, Pisi, poi due, ecco qui, Ruben. Peter Paul Ruben, ecco qui, ecco. Quindi ha un'importanza, direi, la capacità e la valenza, lasciamo da parte il discorso mercantile, facciamo il discorso di una grande, celebre opera che non si è mai più ripetuta e credo da critico che dopo il Cenacolo Vinciano, quello che noi ben tutti conosciamo per pigmenti, cromatismi e tutto, io trovo che nella capacità, nella marcatura del segno, nel disegno, soprattutto nella valenza espressiva, nella luce mistica agostiniana che illumina i soggetti dall'interno anziché dall'esterno e soprattutto nel contrasto luce e ombra, ci sia in questo quadro qualcosa che ritengo, direi, soprattutto non comparativo con l'opera di Vinci, rispettando naturalmente il grande valore dell'opera vinciana, ma fine a se stesso è un'opera unica, non solo originale, ma di grande capacità espressiva, unica al mondo. Professore, qual è il suo pensiero a riguardo? È stato detto un po' tutto. Questa è un'opera comunque che è scritta in lingua italiana, nella Didascalia,
e quindi probabilmente legata al mercato italiano. E no, perché io quando ho visto, appunto, ho visto la sua originalità e il fatto importante che coeva, cioè stampata nell'epoca di Rubens, dallo stesso Rubens, e a mio giudizio è seguita anche dallo stesso Rubens. È una quindi rarissima, perché si potrebbe solo fare una comparazione con la Santa Crina d'Alessandria, che sta al Metropolitan, e rimane anche un'altra incisione eseguita totalmente da Rubens. D'altra parte, facendo un esame comparato, è evidente come lo stile, anche lo stile incisorio, sia identico a quello della Santa Caterina. Come ripeto, è un'interpretazione da Leonardo da Vinci, non è una copia, ecco, questo è importante. Lui aveva un amore enorme, come tantissimi altri artisti, nei confronti di Leonardo da Vinci, per cui ha inteso fare questa interpretazione che è riuscitissima. Ecco, ripeto, è fatta su due lastre e la conservazione di questa incisione è ottima, quindi questo lo rende ancora più rara e anche più preziosa. Diciamo che la scoperta che abbiamo fatto è una scoperta, secondo me, importantissima, in virtù del fatto che questa opera, poi in particolare di Rubens, è misconosciuta. Pochi conoscevano questa incisione e quindi questa scoperta per me ha ancora maggior valore. Ecco. Un grande apporto alla storia dell'arte. È una, soprattutto una grande espressione dell'identità di quel tempo, la Controriforma. Quando prima della Controriforma i soggetti, naturalmente tutti i lavori che venivano eseguiti, anche i maestri della pittura fiamminga, erano soggetti liberamente presi, anche persino camere nuziali, persino soggetti abbastanza, diciamo, anche un pochino epicurei anche. Invece ritorniamo proprio nel rigore con la Controriforma della sacralità dell'arte e soprattutto del senso religioso dell'arte, mistico e della vita, e soprattutto, ancora aggiungo, di rinnovare quello che è l'amore per la spiritualità divina. Bene, io credo che vi abbiamo fatto vedere un'opera che merita di essere ammirata. Lo ricordo, la troverete in questa galleria sallustiana a via Sallustiana, appunto, proprio alle spalle dell'ambasciata americana qui a Roma.